Intanto benvenuti a voi, ovviamente anche a tutte le, a tutti gli insegnanti, ai docenti. Io faccio adesso un breve saluto, io mi chiamo Angelo, diciamo sono colui che insieme al nostro staff ha ideato questa iniziativa. Il progetto è nato con l'idea di stimolare in voi una, diciamo, migliore conoscenza della diversità. La diversità è intesa in ogni senso. La diversità può essere il colore della pelle, la diversità può essere una lingua diversa, la diversità può essere chi è, che ne so, cicciottello, chi è troppo magro. L'idea principale del progetto è che comunque voi capiate alcuni guasti. Alzi la mano chi abitualmente va al cinema. Una quantità notevole, buono, buono, molto bravi, bravi, una percentuale superiore a quella che io. E abbiamo organizzato appunto questa iniziativa in una sala cinematografica per stimolare appunto l'amore per il cinema, perché per quanto, come dire, sia bello vedere un film su uno schermo a 70 pollici o anche sul telefonino qualche volta, un film su un telefonino, per favore, no, come dire, la bellezza della sala, perché ovviamente siete immersi comunque nel flusso delle immagini. Subito dopo il film, per esempio, avremo il piacere, avrete il piacere di conoscere la regista del film, che si chiama Paola Randi. Quindi vi ringrazio ancora e buona visione. Sul tema alieno e straniero, ma giocando in maniera, come dire, ironica e positiva, perché in questo film paradossalmente l'alieno poi è in realtà noi stessi, l'evocazione anche in qualche modo di quello che è dentro di noi, in questo caso proiettato in una memoria futura, per così dire. E poi volete domandare anche cosa fa una regista, ma probabilmente lo sapete, ma insomma io vorrei chiedere a Paola come è nata l'idea del film e come è nata la sua idea di fare cinema. Allora, sì, io faccio la regista, la cosa degli alieni che in realtà sono noi, secondo me è molto vero, no? Perché fondamentalmente siamo tutti unici, tutti diversi tra di noi, no? E siamo tutti stranieri per qualcuno. Quindi di conseguenza alla fine siamo proprio noi. Allora, poi il mio lavoro è un lavoro da regista, no? Io scrivo e dirigo il mio film, ed è un lavoro bellissimo, è un lavoro bellissimo, perché significa trasformare in immagini delle idee, no? Se hai domande, curiosità, qualsiasi cosa che passa per la testa. Gabriele. Ciao Gabriele. Ciao. Ma esistono veramente gli alieni? Allora, questa è una bellissima domanda. Sì, molto probabilmente gli alieni esistono. Se voi pensate le cose in termini cosmici, come abbiamo visto nel film, voi pensate a quanto è grosso l'universo. Noi, il nostro piccolo pianeta è grosso così. Ma adesso come si faccia ancora a parlare di confini dentro un pianeta così piccolo? A me mi pare strano. Io mi sento una cittadina del mondo e spero che anche voi lo siate, perché vale veramente la pena di andarselo a conoscere questo mondo e veramente la pena di andare a conoscere tutte le altre persone che lo popolano e di imparare un sacco di cose meravigliose con loro e grazie a loro. Allora, abbiamo avuto il piacere di avere con noi nell'ambito del progetto La diversità e ricchezza sia Evelyn che Pierre, che hanno raccontato in modo molto efficace e appassionato la loro esperienza. Ciao! Mi chiamo Evelyn. Vengo da lontano, lontanissimo, in un paese dell'Africa che si chiama Congo. Avete mai sentito, visto in televisione la gente che arriva con il barcone? Sì! Ecco, io sono una di quelli che arrivano con il barcone. Ma non sono pericolosa. Per quanto è durato il tuo viaggio? 17 mesi. Giorno per giorno. Un viaggio davvero lungo. Lungo e difficile. Ho degli ostacoli da superare. Sì, ho trovato le guerre, ho trovato gente cattiva anche. Ho visto, cioè sono salita anche su mezzi di fortuna. Poi
sentivo anch'io in TV tante cose su queste, tante cose che si dicevano sugli immigrati, soprattutto quelli che arrivavano con il barcone. Finché si parlava in TV, per me non mi toccava, ma solo che le cose che si dicevano in TV poi avevano delle conseguenze. Mi trovavo a litigare nel supermercato con una persona perché io ero nera, ero in prima fila, ero davanti con un carrello pieno di cibo. Magari qualcuno ti dice, ah sì, arrivano con il barcone e adesso si riempiono caro. E quindi tu, cioè, lì inizi a capire che le cose che si dicono in TV non finiscono solo in TV, poi la gente ci credono davvero. Allora mi è venuta l'idea di cominciare a raccontare questo viaggio, perché fino a quel periodo non avevo visto un immigrato, un testimone del viaggio, raccontare la testimonianza di quello che ha vissuto. Allora così ho deciso di farlo io. Il canale si chiama Proud to be Black and African, che significa fiera di essere nera e africana. Ciao a tutti, sono Evelyn, bentornati nel mio canale e nella mia pagina. Qui parliamo dell'attualità, dell'immigrazione, combattiamo la discriminazione in tutte le sue forme. Se è un argomento che ti può incuriosire, iscriviti sul canale, metti mi piace su questa pagina. In questo modo si dividono le ricchezze e siamo tutti, ci sentiamo tutti rispettati, tutti vivono in modo dignitoso e non ci sarà più bisogno che gli altri vengano a cercare una vita migliore in un'altra parte del mondo. Vorrei completare Evelyn su quello che ha detto. Voi avete una missione. La giornata di oggi la dovete memorizzarla nella vostra vita, oggi. Dovete ricordarvi che un giorno siamo stati al cinema moderno, è così che c'è scritto fuori, voi no? Lì abbiamo incontrato Evelyn, lì abbiamo incontrato Pierre, abbiamo incontrato due africani. Abbiamo parlato della pace, l'ingiustizia, il razzismo, l'Italia positiva, quello che noi vogliamo. Voi siete quelli che faranno la vera Italia. La parola straniero, o straniero, stranieri, come l'abbiamo detto ai ragazzi, non esiste nella lingua africana. Da noi c'è l'ospite. Quindi noi, vedo qua, vogliamo che l'Europa ci considera come gli ospiti, perché noi consideriamo l'Europa da noi come l'ospite. Starry, starry night. Non è la vita che mi ero immaginata. La felicità, purtroppo, non è un diritto, è un colpo di culo. Dopo la grande sfiga arriva sempre la grande fortuna. In realtà questo è il percorso, al di là dell'affrontare, diciamo, il caso di un ragazzo, appunto, diciamo, non normodotato. Voi, secondo voi, questo ragazzo che cosa ha? E poi adesso rispondo alla domanda. Che tipo di disturbo ha? Bravissimo, bravissimo, è un tipico caso di disturbo dello spettro autistico. Lo spettro autistico è una forma di essere che ha diversissime varietà, nel senso può essere, ha alcune caratteristiche comuni che poi capiremo meglio. Io volevo fare due domande. Sì. La prima domanda, ma alla fine Mario che fine fa? Cioè, non ho capito se alla fine lo abbandonano. No, lo abbandonano, no. Cioè, in realtà questo è un viaggio, la scoperta del figlio rispetto a questo papà, un po' criminale che lo aveva abbandonato dove chiaramente era nato, perché lui è un artista, è un cantante, non è una bella scelta, e quindi è un viaggio di composizione, di un trauma molto forte. Siamo qui con la dottoressa che è nota psicoterapeuta, psicologa, nonché illustratrice, che abbiamo
coinvolto nel progetto La diversità e ricchezza, che affronta attraverso le immagini audiovisive, quindi film, lungometraggi, cortometraggi, videoclip musicali, il tema della diversità, che riteniamo debba essere nei giovani ragazzi delle scuole elementari e delle medie stimolata affinché venga compresa, accolta. Allora, io non sono di Roma, ma sono calabrese. Sono venuta a Roma a un certo punto perché volevo diventare una fumettista. Ed era il mio sogno di quando ero piccola, cioè quando avevo la nostra età e mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo voglio insegnare a Walt Disney, quindi così. E quindi ho fatto questa scuola, non è andata bene, ho cambiato progetto di vita, sono diventata una psicologa, e però ci sono delle cose veramente importanti che poi anche se tu le abbandoni, tornano. Quindi dopo che sono diventata psicologa, mi è venuta voglia di disegnare, perché era una parte di me proprio importante, e quindi ho preso a disegnare, e adesso faccio dei disegni che parlano di psicologia. Tu trova finalmente una barca con cui attraversare questo benedetto fiume, quindi lo attraversa, ma in un modo completamente diverso da quello che immaginava. E poi c'è un posto, varie cose che mi sono inventata, e arriva finalmente a dove voleva arrivare all'inizio. Comunque è uno dei migliori critici musicali italiani, secondo il mio stesso parere, e ha scritto libri, io faccio anche un po' di promozione. Lui pubblica questo volumetto, insomma credo siano mille pagine, quante saranno, sì, 1300 pagine circa, che si chiama non a caso Il Salvatori, che ovviamente non si chiama Dario Salvatori, ed è una schedatura di tutte le canzoni importanti, che lui ha ritenuto importanti, della musica, diciamo, di tutti i tempi, insomma, di tutte le nazionalità, con particolare attenzione a quella italiana. Noi abbiamo scelto una disabilità che viene anche portata nelle clip, come dicevi giustamente tu, ma anche in una parte di alcuni artisti che vogliono segnalare proprio queste manchevolezze, queste asperità che mancano e che non aiutano, diciamo. Allora io vi faccio vedere, vi mostro delle clip, poi le commentiamo insieme. Ricordi, sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Questo cantante, tu l'hai riconosciuto? No, si chiama Simone Cristicchi e ha vinto il Festival di Sanremo nel 2007 con questa proposta diversa, particolare, che aveva a che vedere con i manicomi, che ebbero in Italia una lunga gittata di proteste, insomma, voglio dire, c'era, poi arrivò questa famosa legge Basaglia che chiudeva i manicomi. Però allora siamo qui con Zoe Rondini, che è stata una nostra ospite nel progetto La diversità e ricchezza, e che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Nata Viva, una storia autobiografica del suo percorso, della sua vita, che è illuminante un po' per tutte le vite, devo dire. È una storia di grande coraggio, di capacità di affrontare e superare dei limiti anche molto difficili. È un libro sul raggiungimento di obiettivi che con grande determinazione, devo dire, con grande coraggio si è riusciti appunto a superare e ad arrivare comunque a una meta importante, no? A una consapevolezza diversa, a una vita serena, direi. Ma sono trucchi, sono molto felice di essere qua. E se non capite, basta che alzate la mano e ripeto, non c'è problema. Da chi l'hai presa questa autonomia? Dalla mia famiglia materna, che per qualcuna fino all'inizio mia madre e mia nonna non si sono rassegnate ai medici, che dicevano tanto non camminerà mai, e quindi ho fatto tanta fisioterapia. Mia nonna mi
io sono andata a forza all'università, io non volevo perché in quinto liceo ho avuto un problema di alcolismo. Volo in fumo e mezzo a un puzzle di sfarle tutte. Resta nessuno e poi discorsi mi sento in torto. Sono già tremando quanto è quel costo. Siamo nei guai. Tu non senti i guai, bella mia. E chi è nei guai? Nessuno. Adesso in poi, quello che fai tu decide sempre tuo padre. Da adesso in poi quello che faccio lo decido io. Non piove più. Allora, siamo qui oggi con Paolo Masini e con Massimo Vallati per parlare di temi inerenti diciamo la mafia e l'integrazione sociale. Nell'ambito del progetto La diversità e ricchezza, oggi abbiamo proiettato il film di Carpignano a Chiara, la storia di una ragazza che si scopre figlia di un boss e diciamo che ha delle difficoltà a capire e a metabolizzare questa vita criminale di un padre che lei in qualche modo disconosce, che conosceva sotto altri aspetti, era un uomo particolarmente affettuoso e a lei caro, e invece si dimostra essere effettivamente poi un criminale, un malavitoso. Ragazzi, allora, adesso andiamo subito un primo video che racconta le regole del calcio sociale, che è un nuovo modo di giocare a calcio e di cambiare il calcio all'insegna appunto della giustizia e della legalità. Il calcio sociale è un progetto di inclusione sociale, è cambiare le regole del calcio per ridiscutere le regole del mondo. A volte la mafia ti dà delle risposte che non hai dallo Stato, non hai da altre realtà che invece dovrebbero dare. E attraverso questo progetto, appunto quello del calcio sociale, che lo voglio ricordare, è un progetto internazionale ormai, ma ci dirà bene il suo direttore Massimo Vallati, e permette in zone disagiate, nel nostro caso a Roma, a Corviale, ma anche in altre zone disagiate del paese, penso a Cagliari, la periferia di Cagliari o periferie d'Europa, perché è un progetto europeo anche, permette di utilizzare il calcio per parlare di diritti umani. E se parli di diritti umani e di rispetto della dignità umana, chiaramente la mafia o comunque la criminalità organizzata non riesce ad avere l'humus per nascere e per coltivare. Pertanto è un progetto molto innovativo che coinvolge i ragazzi. Come ti chiami? Luigi. Vai Luigi, vai, spara. Per me la regola più bella è che i rigori li tirano i giocatori più scarsi, perché così se uno segna tutta la squadra gli corre attorno e lo festeggia, però se sbaglia tanto quello non si lamenta perché dice vabbè io sono il più scarso. È un grande. E un videoclip musicale tratto dalla canzone ispirata al film. Allora, il film è la storia di Peppino Impastato. Impastato è stato un giovane giornalista che in qualche modo ha seguito le orme di Chiara, nel senso lui aveva una famiglia in un ambiente chiaramente malavitoso e ha avuto il coraggio di denunciare. Poi è stato anche un sindacalista, un attivista politico, insomma, ha cercato, in questo caso è ambientato in Sicilia, quindi parliamo di mafia nel senso stretto. E c'è un brano importante del film che noi abbiamo estratto, del film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, che si chiama appunto I 100 passi, e capirete perché, nel senso lui un po' come fa Chiara, che scopre diciamo l'aspetto criminale purtroppo della propria famiglia, lui non solo lo scopre ma addirittura si scaglia contro il padre e denuncia in qualche modo la situazione. Dopo che è una storia vera, purtroppo molto triste. E perché vi chiedo di concentrarvi sui 100 passi? Perché lui in realtà dice: qual è la distanza tra casa nostra e la casa del boss mafioso nel paese? Sono esattamente 100 passi, e vedrete,
ti domanda, se tu sai contare, vuol dire che devi anche capire che c'è qualcosa che non va, e forse anche nella nostra famiglia, perché il padre era in qualche modo convivente. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sultano ci abita qua! Parla più. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi! Allora dimmi se tu sai contare, sai contare. Dimmi se sai anche camminare, camminare. Contare, camminare, insieme a cantare. Oh, oh, oh. La storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 E in tutto questo contesto molto problematico, molto difficile, queste torri, questi palazzoni enormi, Tiziana insieme ad altri si è inventata un'associazione che si chiama Tor Più Bella, che va avanti da un po' di anni e che fa un lavoro enorme. Ma la stessa Tiziana, insomma, lo diceva prima bene nel servizio, quando esce si deve un po' guardare intorno, mi raccontava un episodio di stamattina rispetto al taxi e ai carabinieri che stanno sotto la sua, perché Tiziana vive sotto scorta. E insomma, è una vita un po' particolare, perché si è fatto delle scelte, no? Nella vita è bene fare delle scelte, prendere delle posizioni. Tiziana, con coraggio, che sta facendo. Grazie per essere stata invitata dalle scuole, manifestazione, perché per me contare la nostra esperienza di un quartiere che sembra lontano, non so se voi sapete dove rimane Torbella Monaca, sembra una cosa di fantascienza, ma è un quartiere di periferia di Roma che è molto più vicino di quanto noi pensiamo. Sassolino nella scarpa. C'è tutto il tempo, Daphne. No, che non c'è tempo. Le operano? Sì, un po'. Così viene anche meglio. E tu sei fidanzata? Sono molto felice e single convinta. Il problema è tutto qui dentro. È dura. La vita è dura. Questo è un film che si definisce cinematograficamente o psicologicamente intimista, nel senso, e anche minimalista. Intimista perché? Perché in realtà cerca di analizzare, scandagliare dentro l'animo chiaramente della ragazza e del papà. È minimalista perché ovviamente è un film lento, volutamente lento. Il regista cerca di coinvolgere lo spettatore in questo flusso affinché si immedesimi in qualche modo nella volontà. La scena, la cosa è che la protagonista là diceva gli amici in un camione dietro davanti a te, ma accanto, ma in stavata dietro. Quindi questo simboleggiava quanto lei, nella cosa secondo me, non so, quanto lei in realtà sia quella che prende delle convenzioni. Sì, bravissimo, io ti ho già in altre occasioni fatto i complimenti perché penso che tu hai il potenziale per diventare una regista. Sì, le due osservazioni sono, alcuni critici cinematografici hanno osservato come il film sia assolutamente silenzioso in molte situazioni, soprattutto negli esterni. E poi la battuta che tu hai colto è una battuta molto, molto bella, in realtà un amico ti deve stare a fianco, non deve stare né avanti né indietro, insomma, e quindi in realtà è la figlia che assume le redini di questa situazione tragica. Io lascio la parola, anzi la scena, è giusto che sia per un teatrante, vi racconta un po' la sua esperienza e poi sicuramente ci saranno domande e è ben disponibile insieme a Fabio. Io prima di parlarvi del Gabrielli, cioè di questa cosa che facciamo noi, di cui avete visto qualche immagine, volevo insieme a voi riflettere su alcune parole. Per esempio sulla parola normalità. Chi è che mi definisce la parola normalità? Chi gli viene in mente? Ma non è scuola, quindi io non ho bisogno di
risposte intelligenti, mi servono le risposte vostre. Ma appunto uno standard, una cosa che devi avere, che così sei normale. Dov'è la normalità? La normalità non esiste perché siamo tutti diversi e quindi cioè, è impossibile trovare la normalità perché ogni persona è diversa di qualcosa. Ok. Poi possiamo essere, lui ha il diritto di pensare a com'è, poi possiamo essere più o meno d'accordo. C'è di là lì una ragazza. Io più o meno lo stesso discorso che ha fatto prima il mio collega, però credo che niente, o almeno tutto come niente, può essere normale. La normalità è il sapersi accettare così come sei, perché è lì che capisci che sei come tutti gli altri. In questa sala normalmente siamo tutti seduti, ma c'è qualcuno che è in piedi, per cui la normalità è essere seduti e la diversità è stare in piedi. La normalità è non avere un microfono e la diversità è avere un microfono. Cioè tutto normalità viene dalla parola norma, cioè che non è di per sé né bene né male, anche cioè non c'è niente di male nella normalità se non uso la parola normalità per escludere qualcuno. Cioè, se io invece uso il termine normalità per dire tu non sei normale, è chiaro che escludo qualcuno. Pensiamo a altri, riflettiamo anche su altre parole. Per esempio, cosa vuol dire diversità rispetto a normalità? La diversità è una cosa speciale, unica, che ogni persona, secondo me. Esatto. Ma possiamo dire che la normalità e la diversità è opposta a normalità? No. Sì. Come concetto? No. Ma vediamo dall'uso, cioè la parola di per sé e l'uso che ne facciamo. La parola diversità è il contrario di normalità, no? Questa cosa è normale, questa cosa invece è o anormale, che non è normale, o diversa dalla norma. Secondo me dare il giusto peso, grazie, dare il giusto peso alle parole ci aiuta a centrare il problema. Un'altra parola che mi viene in mente di suggerirvi e sulla quale riflettere è disabilità. In questi 25 anni il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli è diventato come una specie di comunità, un luogo dove si aggregano ragazzi, teatranti che svolgono attività di laboratori teatrali integrati, ragazzi che lo fanno, insegnanti, genitori. È un luogo dove ci si può confrontare, anche scontrare su tutte quelle idee che ruotano attorno al tema dell'integrazione delle persone con disabilità. Spesso i suoi spettacoli vanno o al Teatro Argentina, quello bellissimo ovviamente a Piazza dell'Arco Argentina, o al Teatro India, che è altrettanto bello. Vi assicuro che sono spettacoli divertenti, godibilissimi, piacevoli. Faremo uno spettacolo aperto al pubblico, una grande programmazione, che è Lo scrittoio di Pirandello,
un testo su Pirandello e lo faremo a ottobre al Teatro India, per cui se ci sono anch'io venite, quindi. Lui fa fantasia. Che fantasio. Ah, com'è che io sono fantasia, che sono il collega di Pirandello. Di Pirandello. Però non mi piace essere chiamato Fantasia, mi faccio chiamare Fantasio. Perché e perché tu... non ti vuoi far chiamare Fantasia? Perché è troppo un po' femminile. Quindi ci vediamo casualmente anche con alcune classi in alcuni laboratori che verranno fatti nelle prossime settimane. Grazie, ciao. Ho fatto una corazza, un'armatura che mi protegge dalla gente, dalla paura. Io non avevo il seno grosso nella statura, il corridoio della scuola era una tortura. Mi hanno chiamato povere fischiando, in branco. Petto allo specchio, con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso. Anche te, diciamo, siamo dei ricercatori o comunque degli organizzatori, diciamo, culturali o dei ricercatori sociali. In realtà noi siamo degli studiosi di sociologia. Dobbiamo sempre ragionare nei confronti dell'altro, dell'altra, pensando che sì, è diverso, ma in fondo siamo tutti diversi. E io cito sempre, come vedete, insomma, la diversità dell'altro, che poi è nell'altro e dell'altro, come vedete è il punto 2, è anche la diversità di noi stessi. In realtà questa diversità non deve essere combattuta, deve essere studiata, compresa e accettata. L'obiettivo di questa iniziativa e di tutto il progetto è diciamo di far apprezzare e conoscere le tante forme della diversità e di combattere il disagio. Disagio significa non stare bene in quel posto, essenzialmente. Se voi prendete un'altra parola, per esempio come interesse, ci mettete davanti il prefisso dis, diventa disinteresse, cioè rende negativo quella parola. Quindi disagio è essenzialmente non stare bene, stare fuori rispetto a un posto dove apparentemente si sta bene. Quindi in realtà noi abbiamo cercato di utilizzare dei lungometraggi cinematografici, quindi film che si vedono possibilmente al cinema, e poi una serie di materiali corti, cortometraggi, videoclip. Nel tempo passato ci siamo resi conto che tante persone che erano escluse dagli aspetti più belli della vita a causa di diversi elementi di carattere fisico, psichico e sociale, potevano essere reintegrati attraverso lo strumento della cultura. Voi avete visto due film legati al tema della disabilità. Nello specifico avete visto un film legato a una persona che aveva come protagonista un ragazzo fortemente autistico, dall'altra parte avete visto un film in cui la protagonista era una donna con sindrome di Down, che in fasi precedenti della nostra storia sarebbero stati totalmente esclusi dalla vita che voi potete sperimentare. Per mandare le persone che, diciamo, perché venivano lasciate, cioè tipo le persone con, magari con problemi, perché magari venivano abbandonate oppure perché davano fastidio. Questa è una bella domanda, in realtà venivano messe nei manicomi perché davano fastidio, questo è il succo essenziale. Adesso quello che stiamo per invece farvi vedere è una cosa che adesso voi la vedrete e direte vabbè, però questa è una cosa che, come dire, quando il cinema in qualche modo è nato, le persone rimanevano senza parole. Contributo fondamentale fu dato da Méliès, che nasce come illusionista e pensò di arricchire i suoi spettacoli con queste moderne videoproiezioni. Si rende conto delle potenzialità immense che avesse questa idea della macchina da presa e del riprendere un qualche cosa che accade davanti ai nostri occhi, in qualche modo immortalandola. A lui si deve l'invenzione degli effetti speciali. Faceva sparire le persone, si staccava la testa, si moltiplicava. Un genio questo. Fa diversi film fino ad arrivare, qualche anno dopo le prime sperimentazioni della fine dell'Ottocento, nel 1902, pensate, 120 anni, fa questo piccolo film tratto da un romanzo importante in cui mette in scena proprio le sue le cose che più lo stimolavano, no? Quindi l'idea di questo viaggio, ci sono questi scienziati che stanno cercando di capire come arrivare a fare una missione sulla Luna.
E quindi si inventano questa sorta di missile buffo che vedete, che chiaramente è stato creato, come ovviamente sapete non c'erano i computer, non c'era nulla, quindi tutto disegnato, tutto fatto con il cartone. Quindi il fatto di combinare dei piani, dei racconti in quelli è nato appunto con, dopo i primi anni in qualche modo del cinema. Quindi c'è un montatore irlandese, si chiama Jim Kenzie, che si è appassionato a fare delle pillole, ha deciso di fare una serie di, diciamo, di audiovisivi tematici. Adesso noi vediamo quello sugli effetti speciali, perché volevamo collegarlo, in cui in qualche modo anche lui, vedrete, ci sono delle citazioni di alcune cose che adesso abbiamo visto, però poi arriva fino a 10 anni fa, insomma, a film, diciamo, con effetti speciali fino al 2014. Quante maestranze, appunto, quante professioni sono necessarie per realizzare un film? Un film, ma anche una fiction, chiaramente qualsiasi prodotto audiovisivo, no? Che abbia una sua importanza, comunque, che c'è dietro una produzione importante. In film può scegliere se girare in un posto bello o creare un posto bello dove girare, ma ci deve anche essere una concordanza. Sì, può essere anche appunto una ricostruzione per esempio di un plastico. Immaginiamo un film in cui serve di ricreare uno spazio importante, quindi che poi sarà fatto effettivamente, ricostruito magari in studio, come a Cinecittà, no? Voi sapete che lì vengono addirittura ricreati palazzi, strade, o il clima western piuttosto che un grattacielo, e lo scenografo si occupa di fare magari il plastico iniziale o i disegni preliminari che poi sono necessari per la costruzione dello spazio effettivo. Ma ci consente di introdurre invece l'argomento che affrontiamo anche qua molto velocemente, che è quello di del cosiddetto come si fa un film. No, io sono Valerio e ho già anticipato Angelo, sono faccio il videomaker. Io ho messo l'inquadratura di quello che sto vedendo adesso io con la camera. Fa una ripresa, questo anche per quanto riguarda una fotografia o un vostro video su TikTok. Allora, in questa inquadratura ci deve essere una regola che dovete sempre tenere a mente: non dovete mai tagliare delle persone, prova a tagliarne una per errore. Adesso per esempio se lui fa un'inquadratura così, vedi che sta tagliando lei, non si deve fare, cioè o lei è dentro o lei è fuori, è chiaro? Questo anche quando fate le foto al mare o state in giro con il telefonino, cercate di imparare che esiste una specie di estetica dell'immagine. Avvicinato, insomma, tipo se mi avvicino faccio un primo piano subito. Così che voi avete degli strumenti incredibili che possono essere utilizzati anche per scopi artistici, e soltanto la vostra immaginazione è il limite. Via. Per te che cos'è la diversità? Per me la diversità è qualcosa che non è uguale all'altro e che comunque può essere molto importante e non è da prenderci distanze. Per me la diversità è una cosa che una persona può avere di unico e non bisogna mai sottovalutare, e è una cosa che una persona ha e non deve fare a meno, diciamo. Secondo me la diversità è approssimativa perché ognuno è diverso a modo suo. Quindi cos'è per te? Che cos'è per te? Per me è quando qualcuno, diciamo, ha delle qualità, diciamo, diverse rispetto a altre persone. Perfetto. Che cos'è per te la diversità? Per me la diversità è quando qualcuno si sente diverso. Cioè, nel senso, se c'è una persona un po', cioè una persona più magra, un po' più cicciottella, secondo me quella è la diversità, perché magari la persona più cicciottella si può sentire, cioè, diverso. E anche, come dire, con un piccolo cellulare uno può decidere di realizzare un piccolo film e non deve avere paura di realizzare un prodotto che sia, come dire, imperfetto o che sia in qualche modo strano. Quindi in realtà è un invito a scatenare l'immaginazione, soprattutto voi che avete una possibilità di utilizzare, diciamo, questi telefonini che sono degli strumenti tecnologici eccezionali. E salvo che ci siano anche delle domande, noi tendenzialmente poi chiuderemmo con un esempio di proprio di quello che vi sto dicendo, che voi avete in mano inconsapevolmente, ovvero noi stiamo cercando di spiegarvi se avete un potenziale tra le mani che è pazzesco con questi in qualche modo cellulari,
Questo è un video che abbiamo trovato abbastanza carino, di un ragazzo più o meno vostro coetaneo, forse qualche anno più di voi, che si è messo in testa, in realtà anche lui è uno youtuber, insomma, di realizzare un film, un cortometraggio in 24 ore, da solo e a casa. Di creare un cortometraggio in 24 ore da zero. Ho paura. Partiamo dal presupposto che io non ho mai scritto un film in vita mia. La stessa parola cortometraggio mi mette un'ansia assurda. Nonostante ciò, non ho assolutamente tempo di lamentarmi, quindi direi di mettermi al lavoro e scrivere questo film. Sono le 10 di sera e sto iniziando ora a registrare tutto il film. Esattamente mezzanotte. Queste 24 ore mi stanno. Nonostante io abbia 6 ore di sonno, sono comunque felice perché ora si edita. Ci rimangono 4 ore, il che è un gran problema, però confido in me stesso, ce la posso fare. Ma contro qualsiasi aspettativa ce l'abbiamo fatta e non fa neanche così schifo. Quindi se proprio dovessi tirar fuori una morale da questo video è che non dovresti mai lasciare che la paura ti impedisca di fare un qualcosa. La paura, così come il perfezionismo, è semplicemente una debolezza e come tale va superata. Come diceva il buon vecchio Dante tanti anni fa, tentar non nuoce, mai.